Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui oggi con noi. Ringraziamo innanzitutto il nostro ospite d'onore, il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Allora, innanzitutto noi oggi siamo qui, non ci siamo messi da quest'altra parte proprio perché dietro il tavolo, proprio perché voglio che questo di oggi sia un incontro abbastanza informale, nel senso Vito è un ragazzo come noi, è innanzitutto un amico, quindi si può parlare, quindi qualsiasi richiesta, intervento, domanda, curiosità, abbiamo la possibilità oggi di averlo qui, quindi vi dico sfruttiamola per capire che cosa appunto il Movimento 5 Stelle, una volta che amministra un comune, riesce a fare, perché una delle critiche più forti che ci viene sempre mossa è che il Movimento 5 Stelle non è in grado di governare. Di sicuro è una critica che probabilmente a Brindisi insomma c'entra poco. Noi oggi con i nostri consiglieri comunali riusciamo a capire bene che cosa vuol dire fare un'opposizione vera, perché fino ad oggi a Brindisi non c'era mai stata. Quindi a Brindisi si conosce bene il lavoro che il Movimento 5 Stelle sta facendo in comune, in maniera molto forte, in maniera molto puntuale, però appunto non sappiamo il risvolto della medaglia, ovvero che cosa il Movimento 5 Stelle potrebbe fare se va a governare magari questa città. Beh, di sicuro sappiamo che il governo di questa città è un governo completamente allo sbando, probabilmente non ci vorrebbe poi granché a fare meglio rispetto a quello che oggi sta avvenendo. Devo dire anche che all'incontro di oggi sono stati invitati anche il sindaco, la giunta e tutta l'amministrazione comunale, semplicemente perché riteniamo che sentire le altre esperienze, anche in questo caso delle esperienze anche se brevi, che possono dare comunque un contributo positivo, è sempre una cosa abbastanza utile ed importante. Però insomma ne prendiamo atto che non c'è nessuno del comune di Brindisi oggi, a parte ovviamente i nostri consiglieri comunali. Io do subito la parola a Vito. Io chiedo a Vito innanzitutto di presentarsi ovviamente e di dirci che cosa hai trovato quando ti sei insediato, cioè il giorno dopo l'investitura ufficiale, la situazione in cui in cui si trovava il tuo comune. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Diciamo che non è, come posso dire, non voglio sembrare che ho fatto bene a metterci da questa parte, perché non mi piace sembrare il maestrino, né voglio insegnare qualcosa. Voglio raccontarvi quella che è l'esperienza, che è quella che un po' accade in tutte gli enti locali, le amministrazioni locali, che sono quelle che diciamo è il front office con i cittadini, quelle dove si scontra con tutto, con tantissime esigenze, tantissime persone che non hanno il lavoro, non hanno persone che di continuo richieste di aiuto, e quindi siamo in prima linea. Questa è una bella differenza rispetto ai vari livelli locali. Quello che i giorni successivi al mio insediamento, diciamo che sono la cosa più brutta con cui ci si scontrava è che siamo abituati purtroppo come cittadini a avere la politica come risolutori, quindi il consigliere, l'assessore, il sindaco che risolve il problema, mi rivolgo a lui per risolvere il problema. E dato che noi non volevamo questo, cioè noi siamo proprio fisicamente, i nostri uffici sono separati dalla parte amministrativa per il buono pasto del bambino, per il pulmino per portare a scuola, mi rivolgo al sindaco, per la pattumella mi rivolgo a lui, perché dopo magari un mio intervento andava a risolvere la questione, però quello diventava consenso, cioè io ti ho fatto avere la pattumella, io ti ho fatto avere il bidoncino, io ti ho fatto avere il buono pasto, io mi sono ricordato di te, e tutto questo diventa un modus operandi che la politica utilizza per nutrirsi, per rigenerarsi.
non affrontare mai il problema in quanto tale, cioè fare in modo di mettere a disposizione un sistema con la digitalizzazione, no? Online, dove io posso comprare i buoni pasti, me li posso stampare a casa mia, posso fare una cosa molto più veloce, quindi non ho più bisogno di venire in ufficio. Tutto doveva passare dalla politica. La cosa che più mi fece specie, io ho preso brutto il termine, sono due attivisti che sono diventati i ragazzi dello staff, sono due miei amici, sono due ragazzi splendidi, e al posto loro, Ginosa è un comune di 23.000 abitanti, non è un grandissimo comune, è molto esteso, c'è Ginosa, c'è Ginosa Marina, e nella precedente amministrazione c'è stato un momento storico. Io ho preso questi due ragazzi di staff, con i limiti del personale, potevamo pagarli part time, quindi loro pagano ore limitate, e quindi il sindaco spende questo, il sindaco fa quello, il sindaco fa quello. In passato, nella precedente amministrazione, si è arrivato a un punto in cui c'erano 11 staffisti, compreso un capo di gabinetto, che non esiste nei comuni così piccoli, che aveva una categoria D1, quindi una categoria altissima. E tutto questo perché questi 11 staffisti, era proprio un'ingegneria politica perfetta, questi 11 staffisti non servivano a portare avanti la politica amministrativa, la programmazione, la pianificazione, ma servivano a essere l'interfaccia, il front office con i cittadini. Quindi i cittadini andavano da loro, e loro che lavoravano per conto del sindaco, poi andavano negli uffici e andavano a risolvere quella problematica. E questo è quello che è più brutto, perché il quotidiano è quello che ti ammazza. Cioè, entri in comune perché devi affrontare una questione e dopo te ne succedono di ogni, cioè arrivano cittadini, esigenze, una persona che è andata giù di matto, quindi c'è da fare il TSO. Quindi uscire dalla logica del quotidiano non è una logica, è una delle cose più difficili. Cioè programmare da qui a un anno, programmare da qui a due anni, programmare da qui, che questa sembra quasi una bestemmia, a 10 anni, cioè avere una visione. Io immagino il mio paese in questa maniera, immagino che da questa zona non debbano passare più macchine, immagino che questa zona sia una zona, una ZTL, immagino che questa qui il trasporto, ci sia il trasporto pubblico, Ginosa non ha mai avuto il trasporto pubblico, e quello mi sembra essere quasi una cosa impossibile, cioè non accadrà mai. Però perché la politica non si è mai posta nel dire, non si è mai predisposta, anzi, a dire io faccio queste azioni perché fra 3 anni riuscirò ad ottenere questo. No, il quotidiano soltanto. Allora noi ci siamo dati un metodo di lavoro, c'è il sindaco, ci sono gli assessori, e poi ogni singolo consigliere ha un incarico ai rifiuti, alla cultura, ai rapporti con le associazioni, cioè ognuno di loro ha un singolo incarico e si rapporta con gli altri. Noi ogni martedì facciamo una riunione di squadra, e questo serve a responsabilizzare i consiglieri, quindi un metodo di lavoro, e in più a farli confrontare. Sta di fatto che con questo metodo, quindi loro non ce la fanno più, che di fatto sono degli assessori senza stipendio, perché sono tutti i giorni lì a lavorare. E questa cosa faceva strano, perché noi abbiamo nella parte, diciamo, della giunta, c'è una sala giunta, poi ci sono delle stanzette che ci sono, stanza per gli assessori, stanza per il presidente del consiglio, c'è una stanza dove c'è il presidente del consiglio, un'altra stanza per 6 assessori. Voi immaginate, queste stanze dovrebbero essere enormi, grandissime, in realtà sono dei buchi, perché gli assessori non erano mai lì a lavorare, erano per strada, al bar, a quello, quindi c'era la persona, c'è, andava da lì, guarda che ho la buca vicino casa, guarda che ho l'illuminazione, ho il faro rotto. Quindi questo era il metodo, ed è il metodo che la politica ha, cioè non risolvere il problema una volta per tutte, che è una cosa difficile, sì, però mettersi, porsi con questa prerogativa. Faccio l'esempio che è una delle cose più annose, più che soffriamo noi, che è l'illuminazione pubblica. L'illuminazione pubblica sono impianti robusti, sono impianti che non è più una questione di singola lampada, ma è una questione proprio di
cavidotti, cortocircuiti, linee che non funzionano più, e quindi tutto questo sistema funziona così. Allora, quello che accade è che viene la signora e ti dice: sindaco, avvicini in via del dettaglio, sotto casa mia non funziona la lampada. Tu vai lì per fare la sostituzione, non vi dico poi il sistema delle manutenzioni, che è un sistema assurdo, manutenzione straordinaria, ordinaria, sindaco facciamo una garetta, sindaco facciamo questo, cioè, immaginate, no? quello che è accaduto e quello che c'è. Allora noi abbiamo detto: non possiamo andare avanti in questa maniera, del andare lì a cambiare la singola lampadina, intere zone a buio, cioè intere zone del paese che non hanno l'adduzione idrica, non hanno la fogna. Ci sono alcune zone che, c'è una zona che è verso la Murgia, andando diciamo verso a nord, verso Matera, e queste persone qui hanno l'adduzione idrica dall'acquedotto rurale, l'acqua la pagano a 4 euro il metro cubo anziché 60 centesimi come tutti quanti gli altri. Però lì nessuno è andato mai a risolvere il problema, perché quelle persone che abitavano lì, quelle 50-60 famiglie che abitano lì, in ogni campagna elettorale gli aveva detto: non ti preoccupare, ti risolveremo il problema. Se tu avessi risolto quel problema, avresti perso quel bacino di voti. E quindi riuscire a fare degli investimenti, degli impegni economici per portare finalmente, che non sono spese esagerate, l'acqua, dà la possibilità a questi di pagare l'acqua come la pagano tutti quanti gli altri, è un esempio di come la politica, o come per l'illuminazione pubblica, cioè rifare totalmente la pubblica con un impianto intelligente, riuscire a fare noi un investimento, quindi utilizzare, adesso le chiamano le smart grid, fare un impianto di illuminazione con videosorveglianza, riuscire a risolvere il problema in una maniera più lunga, più a lungo termine, in maniera tale che non ci siano più queste grosse problematiche, è quello che stiamo facendo. Però in realtà prima tutto questo non avveniva, perché quel singolo problema ti collegava alle esigenze dei cittadini e ti faceva essere agli occhi dei cittadini il risolutore. Grazie a Tizio io ho avuto la carta d'identità, grazie a Tizio mi ha risolto e ho avuto il certificato, grazie a quello. Allora questo accadeva all'esterno. Poi all'interno, quello che state vivendo voi, totale divisione, cioè non c'è una visione, non c'è un'unicità, sono diversissimi fra loro, perché hanno scopi diversi, culture diverse, ma quello che fanno è che stanno lì perché sanno che vogliono il potere. Quindi voi immaginate cosa vuol dire, questo me lo diceva, parlai con un assessore di un comune del Varese, e mi diceva: sindaco, ma voi siete strafortunati, un'unica maggioranza, quando andate in consiglio siete uniti, siete un carro armato. Noi per poter andare in consiglio una cosa dobbiamo discuterla con 3-4 gruppi consigliari, 4 capigruppo, 5 capigruppo, che di partiti, partitini che si uniscono, fanno, si dissociano, poi per interesse, perché soltanto questo è quello che c'è, non c'è motivo. Questi qui, una delle cose che più mi ha scioccato dalla campagna elettorale è i soldi che queste persone spendevano quotidianamente. Cioè, se uno spende 300.000 euro, 400.000 euro in una campagna elettorale, e poi è quello. Sì, purtroppo per troppo di cose è quello, cioè non c'è nessun altro motivo. Lo sappiamo. Non c'è nessun altro motivo. Non è una novità quella che ci stai dicendo. Quindi sì, io ti dico che perlomeno per chi è qui stasera. Le persone, però la gente di questa cosa qui non se ne accorge. E purtroppo ti pensano che tu sei sostitutivo. Sindaco, guarda che io ti ho votato. C'è mia figlia che io ho mio figlio che è ingegnere. Sindaco, l'altro giorno è stata una scena anche brutta, però questo vi fa capire il momento storico brutto in cui viviamo, che non è un momento storico bello, c'è esigenza, c'è gente che non sa come andare avanti e quindi deve trovare per forza o con chi prendersela oppure trovare la causa, no, di tutto questo. È venuto un ragazzo che
questo per il Red di Emiliano, no? In cui gli era stato consigliato di fare la domanda per il Red, che è una cosa assurda, cioè non è un reddito di cittadinanza, non è quello che intendiamo noi, è una cosa che sta andando per le lunghe, che riguarda il nucleo familiare, molte persone si ritrovano fuori, cioè questi qui sono famiglie di indigenti, gente che vive con poco. Questo ragazzo qui per poco non riusciva ad avere, a rientrare nel Red, che è una delle poche manovre che esistono, una delle poche manovre. Questo qui voleva in qualche maniera che io spingesse finché lui entrasse nel Red, dato che gli era stato spiegato più volte da me, dall'assessore, dagli assistenti sociali. Lui l'altra mattina è andato, ha aggredito uno di noi, perché proprio fisicamente, perché quello che accadeva è che il politico gestiva gli operai della ditta che raccoglieva l'immondizia, il politico gestiva quello, il politico era il riferimento di ogni cosa. Quindi togliersi da questo, togliersi proprio, anche è brutto, lo dico, ci sono delle volte in cui è difficile dire non poter aiutare qualcuno, perché quella è la cosa più brutta, ti arriva un genitore, un padre, e non poterlo aiutare non è facile, delle volte sono in difficoltà e ti chiedi se effettivamente è giusto quello che fai, togliersi da questa logica. Però a lungo andare questo tipo di approccio ti rende realmente libero, e rende libero le persone, il fatto di non dover dire grazie a nessuno, quella è la cosa più importante. E riuscire proprio a dire guarda, il problema amministrativo lo risolvi con gli uffici, sindaco mi è arrivato da pagare la TARI in maniera eccessiva, troppo, devi risolvermi il problema. Sì, vai dall'ufficio, parla con l'ufficio, risolvi il problema, cercare di emancipare la parte amministrativa dalla parte politica, perché la politica deve dare gli indirizzi, deve dare le linee guida, deve seguire, deve controllare, e poi gli uffici dovrebbero rispondere. Molto spesso questa è stata la parte più difficile di questi mesi, perché quando si entra all'interno di questo sistema non è facile, perché gli uffici molto spesso rispondono a determinate logiche, alcuni, io di questo ne sono assolutamente convinto, esistono un sacco di brave persone, lo dicevo prima nell'intervista, di gente che lavora nella pubblica amministrazione, gente che non si è mai... come posso dire, prostrata alla politica, gente per bene, gente che vuole fare il suo lavoro. Però purtroppo queste persone qui sono quelle che sono state messe molto spesso... Ma no, era la sua voce. Devo cambiare la batteria. Sì. Bello della diretta. Parlate, parlate. Eravamo talmente qui. No, se vuoi continuare, no, diciamo che gli uffici, stavo dicendo, ci sono alcuni di loro che si sono rigenerati con il fatto, cioè sapere che mai nessuno di noi, mai nessuno della maggioranza, mai nessun assessore sarebbe andato lì a chiedergli guarda che questa pratica riguarda mio padre, guarda che questa pratica riguarda mio fratello, questa cosa qui deve passare, guarda che questa cosa qui riguarda il mio amico. Allora, dato che non c'è proprio non c'è proprio questo... Ok, vado senza o vado... Senza. Risparmiamo. Sì. Per alcuni è difficile, perché alcuni pensavano che fosse qualcosa... che è l'unico modo di fare. Allora adesso quello che stiamo facendo finalmente il nostro bilancio, e dovremmo trovarlo entro il 31 di questo ciclo. Dovremmo trovarlo entro il 31 di questo mese. Però immaginate, no, dopo la libertà, ognuno di loro, ogni singolo consigliere, ogni singolo assessore ha messo più soldi per le progettazioni, ha previsto più soldi per le progettazioni, ha previsto più soldi per quello. Stiamo facendo un bilancio molto reale, un bilancio non gonfiato come fanno tutti gli enti, perché quello è una cosa di cui noi... Io vado a raffica, poi se volete fermarmi, mi fermate, vi dico, non potete essere peturante o orgoglioso, però
questo bilancio, la cosa del bilancio era una delle sofferenze. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui abbiamo spiegato realmente ai cittadini quali erano i mali di cui soffrivano, il soffriva l'ente, che era quello del bilancio, la liquidità. Praticamente imprese che lavoravano per un anno e potevano ricevere i soldi dopo un anno e mezzo, dopo un anno. Quindi immaginate imprese, cooperative, fornitori. E andammo con numeri, con il rendiconto che avevano approvato, facemmo un comizio in cui spiegammo realmente quelli che erano la sofferenza dell'liquidità, il fatto che il comune soffrisse di questo male e l'indebitamento del comune, perché quello che fa la politica è indebitare, cioè faccio delle opere che non servono, che servono a darmi visibilità, faccio la pavimentazione della piazza e non faccio le opere che servono per portare l'acqua sulla zona Pescarella. Questo è proprio emblematico. Faccio un Ginosa, ha avuto due alluvioni, un crollo, è un territorio che soffre del rischio idrogeologico, soffre realmente. Ma anziché fare questo tipo di opere, quindi messe in sicurezza, per avere un'idea, il centro storico di Ginosa è caratterizzato da ipogei, sarebbero come Matera, se avete, e sono sei livelli, sono queste lame, queste gravine che si insediano, sei livelli di grotta, sei, sette livelli di grotta, dove sono la reggimentazione delle acque era quello che è mancata negli anni, e in alcune parti hanno iniziato a crollare, quindi non è in sicurezza. Loro, anziché muoversi su questo, crederci idealmente nel centro storico, credere in quello, andare a chiedere, questa è una delle cose che più mi ha fatto male, risorse all'ufficio difesa del suolo. Domanda: quanti soldi, nonostante due alluvioni, un crollo, due crolli, quanti soldi il comune di Ginosa ha preso dall'ufficio difesa del suolo regionale? Zero, o qualche spiccio. Allora, quando vai lì, parli con il dirigente, poi dice: sindaco, non avete mai presentato progetti preliminari? Il progetto preliminare non è un esecutivo, non entri nel dettaglio. Alcuni fondi ti finanziavano anche l'esecutivo, cioè tu presentavi un preliminare, poi ti finanziavano l'esecutivo e ti finanziavano anche l'opera. Però dovevi fare opere puntuali, cioè la frana, il crollo, e soprattutto fare un ragionamento più ampio, dire di priorità. Il territorio, ci sono diverse zone sensibili, questa zona è più prioritaria, questa è meno prioritaria, quindi facendo questo tipo di intervento vado a risolvere questo problema e in continuità risolvo anche gli altri. Nulla di tutto questo. Perché si devono fare le opere, si devono fare quello che realmente serviva. Io ho scoperto adesso una delle cose. Il mio comune stava facendo un contratto di project financing per un asilo. Cioè, project financing funziona per dei servizi tipo le autostrade, quindi ti realizzo questo tratto di strada, gestisco io il tratto per 15 anni, gli incassi li tengo io, dopo ti devi l'opera. Immaginate gli incassi di un asilo quali potevano essere. Cioè, questo è per avere un'idea, no? Verso la logica, perché quello serviva a consenso, all'amico, a quello. Poi dice: quanto dovevamo pagare il comune all'anno? 170.000 euro. La benedica, cioè. No? 170.000 euro, sì. Per quanti anni? Credo che fosse per 15 anni. O 15 o 10 anni. Le tangenti però è 15. No, questo non lo posso dire io. No, 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 nel senso, questo per ma anche lo dico io, ma anche il discorso di farlo per l'illuminazione pubblica. Faccio il project financing, adesso ne sono venuti tantissimo da imprese. 25 anni dura il progetto. Ecco, allora lì bisogna andare a vedere, perché quello, anche quello è una cosa molto rischiosa. Ci sono delle linee guida dell'ANAC, si sono espresse alcune sentenze, che quando vengono e ti dicono: sindaco, noi ti rifacciamo tutto, facciamo
mettiamo quello, mettiamo le telecamere, mettiamo quello, lo gestiamo noi, più che vuoi, pulmini con elettrici li facciamo noi, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo noi. Poi l'ANAC ha detto che il problema è che il vantaggio economico della gestione, il vantaggio non è sull'ente, quindi non è l'ente pubblico che ha un vantaggio, ma è il privato, è sbilanciato. Poi vai a vedere tutte quelle piccole clausole, che sono le manutenzioni, e scopri che magari le manutenzioni non sono previste. E sono stati annullati alcuni contratti di project financing perché hanno queste logiche assurde. Allora, nel mio comune si stava andando nella parte della marina, che è la parte quella più torturata, tra buche, illuminazione pubblica. Per illuminazione pubblica si stava andando verso quella strada, quindi c'erano proprio, a noi abbiamo trovato alcuni quadri divelti totalmente, alcune linee dove il cavo non c'era nemmeno il capidotto ma passava direttamente nel terreno libero, quindi il cortocircuito era automatico, quindi sembrava quasi un danneggiamento. E lì si stava andando per dare il tutto a questa azienda, che per fortuna poi è fallita. Mi dispiace per loro, però per fortuna per l'ente non è più rientrato, no? Allora, questo per farvi capire come si svende l'intero patrimonio, come si svende tutto quello che io posso svendere per consenso, per creare quello... Anche tu voti? Sì. E come si creano i debiti? Sì, perché i debiti erano quelli, noi abbiamo, credo, quando siamo arrivati c'erano 11 milioni di euro, 11 milioni di euro di debiti, di mutui contratti, fino al 2035, ma credetemi, realmente per opere che molto spesso non servivano a nulla, opere sbagliate, opere mai controllate. Perché? Cosa succede se io e te siamo amici? Tu sei un imprenditore, io ti faccio prendere la mia opera, però in realtà tu non operi per bene, tu non fai il lavoro così. Però dato che siamo amici, tra di noi c'è stato qualche scambio non legittimo, io non posso controllarci, non posso farti le pulci. No? E quello che accade, purtroppo, nel piccolo, nel grande, è quello. E non è facile perché i primi mesi, ma ancora adesso... Adesso faremo una riorganizzazione dell'ente, diminuiremo le aree, perché noi avevamo un comune con 7 aree, cosa che fanno i grandi comuni, noi in realtà possiamo accorpare più aree, possiamo responsabilizzare di più sia i responsabili che il personale, che è poi quello che ti porta avanti la macchina. Ci sarà un aggiornamento della, perché nei prossimi anni molte persone andranno in pensione, quindi saranno fatti concorsi, sarà fatto quello, però ti ritrovi ad avere una macchina che molto spesso non risponde alle esigenze, no? E, diciamo, la digitalizzazione, quella è una cosa, è un'ambizione, una delle ambizioni più grosse che abbiamo. Stiamo facendo un progetto pilota con la Bocconi di Milano, praticamente dobbiamo riuscire a organizzare l'ente con questi obiettivi, che è quello di digitalizzare e mettersi nell'ottica che il personale deve lavorare in questo senso, quindi organizzare le aree, utilizzare dei metodi di lavoro, degli strumenti di lavoro. Noi ad esempio non abbiamo lo sportello elettronico per pagare le tasse, non vi dico, cioè adesso che quando si paga l'IMU, l'ICI, la TARI, succede di tutto. Però immaginate che in alcuni comuni si paga tutto con lo smartphone, si paga tutto in una maniera molto più veloce, lo sportello elettronico per le pratiche edilizie, perché quello è una delle cose che risolve tanti problemi. Non c'è più il tecnico, devo parlare con il tecnico, devo parlare con l'assessore, devo parlare con Tizio, devo parlare con Caio. Molti comuni che hanno adottato il vero sportello elettronico hanno limitato moltissimo gli orari di ricevimento, perché essendo tutto digitalizzato tu molto spesso non ti devi interfacciare per ogni singola cosa, mentre quello che accade in molti comuni è che trovi il dirigente che fa il maestrino, quindi l'ingegnere, il geometra, l'architetto va da lui, devo fare questa pratica, cosa mi consigli di fare? La prima revisione, la seconda revisione, la terza revisione, poi si incasina il tutto perché magari ci sono cose che non si possono fare. Uno si lava le mani, quello rimane appeso, il cliente rimane appeso.
Quindi la digitalizzare il più possibile è la forma migliore di trasparenza, perché diventa un metodo di lavoro. Tutti controllano, tutti verificano, ci sono delle informazioni che rimangono registrate, ed è quello, da un punto di vista poi organizzativo dell'ente, uno degli obiettivi più belli che abbiamo. Adesso che stiamo facendo il bilancio, abbiamo previsto dei soldi per le progettazioni. Noi abbiamo un piano, una situazione assurda, un piano regolatore annullato da una sentenza del TAR prima e del Consiglio di Stato per un permesso di costruire. Questi qui hanno annullato questo piano, ce l'hanno portato in una fase, non vi sto a... Quindi un piano che viene approvato nel 2001, che era partito dagli anni fine anni 80, vecchissimo, in cui si prevedeva un'espansione della città enorme, una crescita demografica, non so quante persone saremmo arrivati, in realtà non è stato così, però quello che è successo è che il territorio in previsione era vastissimo. Ai cittadini è stato fatto credere che si poteva costruire con dei comparti e quant'altro. Questa gente ha pagato un terreno agricolo che poteva essere edificabile e l'ha pagato un botto di soldi, continua a pagare tasse, in cui ci sono stati il blocco della macchina, il blocco di quello. Quindi le situazioni sono formati comitati, però quello, nella politica perversa, che è quella del consenso, quella di fare opere, anziché affrontare quel problema e dire guardate, ragioniamo. Va bene, sì, l'economia, l'investimento, le imprese edili, tutto questo, però facciamo un discorso logico. Dove ci sono le fogne? Dove arriva l'impianto di pubblica eliminazione? Dove è più comodo portare i servizi, la raccolta porta a porta, quello? In quelle zone lì sarà possibile edificare più in fretta rispetto alle altre, quindi quei terreni avranno un valore diverso, un valore aggiunto rispetto al resto. È inutile far pagare a tutti tanto indiscriminatamente quando non si andrà mai a costruire, perché alcune zone erano un'aperta campagna. Però quello per farvi capire come tenevano le redini in mano, come tengono le redini, come molti tengono le redini in questa maniera. Quindi non affronti mai il problema, lo rimandi, palleggi, perché il tuo obiettivo è che tu devi rimanere sempre su quella sedia, tu devi stare lì sempre su quella sedia, quindi devi lavorare per quello, affinché tu possa rimanere più a lungo possibile su quella sedia. Io, quando ho fatto la campagna elettorale, e ancora adesso, quello che mi tiene, diciamo, uno dei principi, volendo, quello che mi fa stare bene, è il fatto che non devo vendere me stesso per ricandidarmi fra 4 anni, cioè non voglio ricandidarmi, non farò di tutto per ricandidarmi, non svendo la mia dignità, non svendo quello. E questa cosa qui è un fattore molto importante, perché ti dicono: sindaco, questa azione fa arrabbiare i cittadini, questa azione ti abbassa il consenso. Tu fai spallucce, ok. Vi dico questa, che è una cosa che adesso sarà un tema dei prossimi giorni a Ginosa, perché noi abbiamo avuto l'alluvione nel 2011, l'autorità di bacino fa uno studio nel 2012, l'autorità di bacino è fatta da professionisti, quindi proprio numeri, calcoli, in cui dice: guarda, Ginosa arriva alla diga di San Giuliano, ci sono questi canali, ci sono questi fiumi, ci sono questi torrenti. L'inondazione, la prossima inondazione, avviene in questa maniera. Quindi l'allagamento ci ha detto: visto che il territorio non è in sicurezza, questo ti dico come avviene l'allagamento: alto, basso e media pericolosità del rischio idrogeologico. 2013, questo studio viene fatto e dicono: amministrazione comunale, comune di Ginosa, anzi, questo è lo studio, visto che il tuo territorio non è in sicurezza, visto che lo dovresti mettere in sicurezza, recepiscilo nei tuoi strumenti urbanistici. Provano in maniera ufficiosa a parlare con qualche professore universitario per fare le controdeduzioni a questo piano, ma in realtà nessuno, perché dire che quello studio non doveva essere recepito
un sindaco è anche responsabile della protezione civile, è la massima autorità sul territorio di protezione civile, quindi non ha vera responsabilità. Però l'autorità di bacino diceva: io non voglio imporre un vincolo, io voglio dialogare, in maniera tale che poi assieme facciamo la messa in sicurezza del territorio dall'ufficio difesa del suolo, da cui non si andava mai prima, no? Questa cosa non avviene, prima raccomandata, seconda raccomandata. Io mi insedio a giugno, vado lì all'autorità di bacino, mi spiegano la questione, dico: guardate, datemi un attimino di tempo, datemi 60 giorni per poter capire quali sono gli effetti, i margini, no? Perché le autorità di bacino adesso le stanno accorpando, non esisterà più l'autorità di bacino della Puglia, della Basilicata o della Campania, ma esisterà questa mega autorità dell'Appennino, del distretto sud meridionale, qualcosa del genere. Quindi immaginate, il segretario starà a Napoli, quindi questo è e quindi questi qua mi scrivono e mi dicono: sindaco, il tempo l'hai avuto per poter riflettere, o recepisci questo studio nei tuoi strumenti oppure sei responsabile della protezione civile, quindi tu sai. Ho recepito naturalmente questo per rivedere totalmente, perché considerate, quando ti dicono stai bloccando, ora lunedì l'ex sindaco, che anche consigliere, farà una conferenza stampa per chiedere quale sviluppo può avere il territorio dopo che la giunta Parisi ha approvato quello che ha detto l'autorità di bacino. Quindi fa questo, cioè fanno conferenze stampa, fanno queste cose qua. Poi cascare a bello, sì, allora uno dice: va bene, però tu hai una non gestione del territorio, perché tutti i nostri territori sono caratterizzati da condoni edilizi, speculazione, sfruttamento del territorio. Allora ragioniamo per bene, recepiamo questo studio, mettiamo in sicurezza il territorio e poi ragioniamo contemporaneamente su quello che è l'investimento, sull'attività edilizia, ragioniamo a fianco alle imprese, ma non è una logica di speculazione, ma è una logica di dire: guarda, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo lavorare il più possibile sul costruito, quindi se tu me lo efficienti da un punto di vista energetico, da un punto di vista sismico, dove ci sono anche dei soldi pubblici, ti faccio costruire qualcosa in più, quella volumetria eccedente la andiamo a realizzare da un'altra parte, andiamo a completare la città, cerchiamo di avere delle città più compatte possibile, meno diffuse, ragioniamo in questo senso. Mentre questa qui è bellissima, perché non hanno mai risposto all'autorità di bacino, io ho avuto il buon senso di recepire questo studio, adesso si pongono come risolutori, ha bloccato l'attività edilizia. Allora, come dico, sono curioso di vedere questa cosa, però questo per farvi capire che il metodo che è perverso, il metodo è proprio sbagliato, e quindi le persone sono abituate a confrontarsi con questo metodo: sindaco, c'ho questa pratica, sindaco, c'ho questo, sindaco, c'ho quello. Allora, dato che tu poi arrivato a un certo punto, io parlo realmente con tutti, devi dare un limite. Quando ti senti questa cosa non è più possibile farla, allora lì ti inizia a dire: il sindaco non vuole ascoltare, questi qua così, io ti ho votato, raga famiglia ti ha votato. Ed è quello che in qualche maniera questo modo di fare nostro sta interrompendo il ciclo, perché il risultato più bello è che adesso tutti ci fanno le pulci, tutti, cioè abbiamo attivato un meccanismo, abbiamo svegliato, sì, quindi abbiamo tutti i giornali contro, tutti i giornali locali, molto spesso poi ci sono questi ruoli polivalenti, no? E c'è il direttore della testata che c'ha l'associazione, che ti chiede il contributo, che ti fa quell'altra cosa, quindi tu dici: guarda, senti, sono libero di decidere a chi dare il patrocinio o non dare il patrocinio, no? Articolo di giornale: il sindaco Parisi dà il patrocinio soltanto agli amici degli amici. Quindi la cosa bella è che adesso c'è un'attenzione mediatica su ogni singola azione, ma giustamente, no? E quindi le persone mi dicono, poi magari gli amici, la gente che ci ha votato, la gente che ci ha votato, che nel primo periodo è quella che va più in difficoltà,
perché dopo tutti vanno, allora, avete visto, sono uguale agli altri, avete visto, quindi tu trovi, capito, il cassiere che dice, senti Vito, non ce la faccio più, capito, fate qualche cosa, fate vedere qualche cosa, però allora, tu gli spieghi che in realtà per poter fare... Ah, ci insegna. Sì, sì, sì. Io, noi abbiamo, ci sentiamo tra i sindaci, abbiamo fatto diverse riunioni assieme, tranne qualche piccolo comune, io dico sempre questa cosa perché rende l'idea. Noi ci siamo visti subito a giugno, dove tutti i sindaci, questi 38 sindaci, sono riuniti, bellissimo, tutti quanti assieme eravamo strafelici, siamo andati lì a Roma, sorridenti, persone spensierate, abbiamo vinto, comincio. Ci siamo rivisti a settembre. Senza capelli. Sì, io ho capelli bianchi, avevo 30 anni, ma... no, veramente, perché... ma tutti... Tutti, perché quello che sta accadendo è che adesso il sistema... Va bene per i piatti che abbiamo avuto. Sì, ma il sistema, io me lo auguro questo, perché realmente io avverto la solitudine. Quando tu, ci sono tante cose in cui sono anche gli altri sindaci, degli altri schieramenti, degli altri partiti, cioè tavoli istituzionali dove ti devi confrontare, no? Che comunque sei un'istituzione, è diverso. E si avverte veramente la solitudine, perché su quei tavoli lì manca la... il dialogo, la merce di scambio, no? Tu che sei, tu che c'è il dollaro, io ho la sterlina, tu c'hai l'euro, ok, però poi ci adeguiamo. E uno dice, no, vabbè, ragioni in questa maniera, questa cosa qui a lungo andare ti isola. E adesso che ci saranno le campagne elettorali, in cui siamo io, Raimondo, Lino e Cattero, quello che accade è che ci sarà, saremo, no? Quello sta già succedendo, sono andato a Gravina, no? A incontrare il meetup e mi dicono, no, il sindaco è a Ginosa, lì non funziona niente, così. Quindi tenteranno sempre di più, perché le campagne elettorali, diciamo, sono proprio... al sangue. Sì, siamo andati a Bagheria e ancora adesso vivono la stessa cosa. Sì. E non fanno nulla, perché comunque non si vede quello che realmente si fa. Però ti ripeto, la difficoltà grossa di tutti quanti è che si entra in un sistema che è alieno, cioè ti guardano come per dire chi sei? Respiri, capito? Anche tu sono... cosa si dice al tavolo? Ho paura perché è una parola sbagliata, va denuncia, le cose. Poi c'hanno questo spauracchio di grillo, no? E dico, no, ma Grillo vi sta dicendo, Grillo ti dice, Grillo ti fa. Ed è una cosa assurda, perché stanno diventando, tentano di diventare più esperti loro del Movimento 5 Stelle, delle persone che lavorano, che tutti i giorni... Sì, ce ne siamo accorti. Allora quindi dicono, no, no, questi qui, è arrivata la direttiva dall'alto, è arrivata la direttiva da quello. Cos'è che non hanno, è un arrampicarsi sugli specchi, perché non hanno veramente nulla da poter dire. Io immagino quello che sta accadendo a Roma con Virginia Raggi, che è quello che accade a Ginosa amplificato all'ennesima potenza. E perché, guardate, io di questo ne sono convinto, l'errore ci può stare. Ne avrò fatti, ne avrà fatti, ne faremo gli errori. Però la buona fede, cioè la gente sa che quell'errore non è perché ho un tornaconto personale. La gente sa che il Movimento 5 Stelle, le persone lo sanno, non ruba i soldi. Questo è proprio il dato di fatto. La gente si fida perché ci sono poche regole. Pochissime regole, e chissà che chi non rispetta quelle regole va fuori, semplice, nient'altro. Quindi mi dicono a me in consiglio comunale, potrei raccontarvi tante cose, perché poi c'è sempre questa accusa sindaco, mi dice quello con cui sono andato a ballottaggio ha omesso di dire in campagna elettorale che lui aveva un carico pendente per abuso d'ufficio, no? E io gliel'ho fatto notare, cioè il consiglio comunale, dato che questo qui è
si inventano cose dal nulla, no? Cose da, come se noi stessimo governando da 20 anni, tutte le volte che ho in consiglio ti punto nel dito, io ho un consiglio prima di Natale, ho detto basta, cioè è insopportabile questo modo di fare. Disse ai cittadini, guardate chi punta il dito, perché uno che ha mentito in campagna elettorale, quando la gente ti era in il ballottaggio è proprio una cosa molto personale, credi in lui non, o credi in quest'altra persona. Se uno omette di dire di avere un abuso di ufficio, che può essere anche una cretinata, che è uno dei rischi più grossi, omette di dirlo in quella fase lì molto delicata, immaginate che cosa può fare dopo, no? Quindi disse guardate chi punta il dito, no? Quella. E mi diceva, sindaco, non ti preoccupare, tanto arriverà anche a te, tanto arriverà anche a voi gli abusi di ufficio. Ma il punto è che non è il problema dell'abuso d'ufficio, perché ci sono tantissime responsabilità, l'ambiente, la protezione civile, i rifiuti, quello. Ma il fatto di poterlo dire con trasparenza, il fatto di poter dire, guardate che mi è successa questa cosa, dare conto agli altri di quello che succede. Se uno omette determinate cose, i motivi possono essere tantissimi, e questa è la vera differenza nell'approccio che c'è. Quindi, ribadisco, io non stiamo scrivendo la linea guida su come si amministra 5 Stelle. Adesso abbiamo previsto del bilancio il baratto amministrativo. Abbiamo visto nel bilancio il baratto amministrativo, ma tantissime cose belle, serie, cose che servono realmente alla popolazione. Abbiamo deciso di non fare opere pubbliche, perché abbiamo detto, se dato che servono piccoli investimenti, la fogna, la ricostruzione, piccolo quello, è inutile che prevedo di fare chissà che cosa. Stiamo avviando il discorso del nuovo piano regolatore, il PUG, nonostante questa situazione complicata, perché immaginate avere una nuova idea di città con questa maggioranza in consiglio, mi auguro, però avere una maggioranza forte in consiglio che può dettare i termini, può battere i tempi e dire programmare, lavorare, e in più avere anche una macchina amministrativa che ti risponde, siete dei carri armati, in 5 anni si possono fare grandissime cose. Però questo lo fai senza avere secondi fini, senza avere altri obiettivi. L'altro mio obiettivo sarebbe quello di concludere la tesi di laurea, perché per fare il sindaco non ho più dato la tesi di laurea in architettura. Da 5 anni? Sì, mio padre mi ammazza. Quello è, diciamo, il secondo obiettivo, però... Scusate, sono stato un po' prolisso, però l'approccio è questo, che è un approccio assolutamente diverso rispetto a quello, e l'avete visto voi a Brindisi quello che accade, c'è una maggioranza che traballa perché non ci si mette d'accordo, e non la venissero a raccontare, ora non entro nel merito perché non la conosco la situazione, ma non venissero a raccontare che non ci si mette d'accordo per il bene comune. No. Basta che se era la minoranza, la maggioranza, tutti i PD, che era minoranza, e si risolve il problema. Il nostro comune è stato così. Sì, ma questa cosa... Il PD era all'opposizione, adesso la maggioranza è diventata PD, e quindi opposizione, maggioranza, sono diventate un'unica cosa. Ma adesso quello che sta accadendo è questo. In molti comuni che andranno al voto, accadrà, sono due le cose. O presentano tutte liste civiche, nessuno più partito, scompaiono i simboli di partito, quindi perché, diciamo, nel subconscio si vergognano di quello, quindi presentano. Ricordiamo la campagna elettorale di Emiliano con i manifesti in cui non compariva il PD, quindi la dice grossa. Oppure fanno questo mega calderone, sta accadendo in alcuni comuni vicino a Ginosa, per combattere il Movimento 5 Stelle, perché questo è quello che sta accadendo, cioè gente che da destra parte a sinistra, gente così, cioè, allora uno dice ok, va bene, consigliere che si è spostato per non lasciare la città nelle mani dei
dei conquisti, sì, conquisti, sì. Si è spostato da sinistra a destra. E questa cosa, credimi, realmente fa paura. Io ogni tanto vado a vedermi qualche spettacolo di Beppe Grillo, vado a vedermi e realmente è devastante quello che sta accadendo in Italia. Cioè, se fosse capitato alla Raggi che un suo assessore era indagato, così come è capitato con il ministro Lotti, cioè, questo vi fa capire realmente che cosa sarebbe accaduto. Cioè, il papà del premier è Tiziano e il ministro indagati perché hanno a che fare con il più grosso, la Consip, e il riferimento per gli acquisti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo iniziato un percorso per rifare la pubblica illuminazione con questo sistema intelligente con Consip, perché è quello che ci dà più garanzie. Il MEPA, la Consip, cioè è quello dove le pubbliche amministrazioni si devono interfacciare per fare gli acquisti. Cioè, queste persone qui hanno gestito un appalto di 3,7 miliardi, accinate, cioè una manovra finanziaria, e lo gestivano in pochi. Però la cosa inquietante è quella che poi è quello il vero obiettivo del Movimento 5 Stelle, perché l'altro, nello spettacolo Beppe Grillo diceva: ma io non so come andrà a finire, quale sarà l'evoluzione, ci saremo, non ci saremo, non mi interessa nemmeno saperlo, no? Però è il metodo, cioè il fatto che una nazione intera sia così morbida, tranquilla. Il ministro Lotti è indagato, ci sono sospette tangenti, ci sono sospette così, Pizzini, il papà del premier, io scusate se divago dall'aspetto, però questo per farvi capire che se fosse successo a un mio assessore, se fosse successo all'assessore della Raggi, qui avrebbero avuto la testa di Beppe Grillo, hanno avuto la testa di ognuno di noi, perché siete come gli altri. Qui succede una cosa di così scandaloso e tutti tranquilli, piano, non c'è, giustificazione. Sentivo una giornalista che diceva: ma addirittura io devo pensare che un magistrato ha mandato degli inquirenti in una discarica per trovare, e hanno trovato un pizzino. Ma scusate, ma mi sembra qualcosa, cioè, dicevo, è possibile? È possibile una cosa del genere? Però questa cosa, ti do la parola. Io ho sentito una volta nella mia vita Beppe Grillo in campagna elettorale, qualche giorno prima della campagna che si andasse al voto, e lui mi disse una cosa che è devastante. E lui mi disse, io utilizzai un termine perché immaginate, io ero un matrimonio, poi a Ginosa vennero di Battista, una delle giornate più belle della mia vita fu quella lì, perché proprio in campagna elettorale riuscimmo a svegliare le coscienze, quindi c'erano questi comizi, c'era la gente in piazza, la gente che partecipava, la gente che sapeva che cos'era un bilancio, tantissima gente, l'anziana, la signora che andavano, politici che si erano fatti 30 anni in consiglio regionale, ormai erano tutti in strada disperati a fare volantinaggio, cosa che noi facciamo sempre, ora erano tutti in strada, quindi è bellissimo vedere i forzisti, no, qua la signora rifacciamo la strada, questa occasione che diceva: ma che cosa devi fare? Se hai indebitato il comune per 11 milioni, che cosa puoi fare? Quindi questo era quello che accadeva, e Grillo disse proprio questo. Io utilizzai un termine, disse: guarda, non abbiamo nulla da perdere, entreremo al massimo, entriamo in consiglio, uno, due, non lo so. E lui disse: guarda, mi disse, è il termine sbagliato, voi in questo momento non vincete se mettete due in consiglio, oppure tu vincete perché tu fai il sindaco. Avete già vinto una settimana prima perché avete svegliato le coscienze, le persone si sono attivate, svegliate, e adesso, passatemi il termine, sono lì a vedere, no, non lo dico quella parola, sono lì a vedere ogni singola cosa, ogni singola azione, a vedere l'auto pretorio, ha più visualizzazioni, non so, di un canale YouTube, di qualsiasi, però sono lì, capito, visualizzazione su visualizzazione, il sindaco ha fatto questo affidamento diretto, il sindaco ha fatto questa cosa, che succede? Le cornici per i l'abbiamo fatto, cioè nel senso non è vietato dalla legge l'affidamento diretto, no?
sono vietati gli affidamenti diretti sempre alle stesse persone, quelle cose mascherate dall'affidamento diretto. Quindi le urgenze improvvise. Questo c'è stato. Allora la domanda che io mi faccio: noi abbiamo avuto un territorio che ha delle infiltrazioni camorristiche, ha un territorio in cui è attenzionato, perché fondamentalmente, non essendoci un sistema delinquenziale organizzato, molto organizzato, si iniziano a infilare nell'acquisto dei terreni, all'asta, si iniziano a infilare nelle piccole città sul mare, i lidi, le cose, e sono tutte cose che molto subito non te ne accorgi, il commercialista, l'avvocato che compra 40 ettari di terreno, no? No, allora ti rendi conto che questo è quello che è accaduto negli anni, curiosa. Problemi atavici, un impianto per l'RSU che si è formato, si è fatto 20 anni fa. Questi qui hanno acquisito, poi voi lo sapete meglio di me, di questi stabilimenti, no? Del genere. Questi qui negli anni l'hanno distrutto, poi è diventato dell'acquedotto pugliese, poi è diventato quello, praticamente questo qui, adesso la scusa è sempre quella. Per adeguarmi, paradosso, posso trattare 80.000 tonnellate di fosso. Quindi ti faccio trattare 80.000 tonnellate di fosso, però tu non sei adeguato agli standard, quindi mi devo adeguare agli standard. Sindaco, o si va lì in conferenza dei servizi, mi dovete far ampliare. E quindi tu, quello che accade, la logica è quella di dire ampliamoci, ampliamoci, ampliamoci. Negli anni, quello, allora, è successo che è arrivato il progetto, noi abbiamo dato tardi questo progetto, l'ex sindaco alle opposizioni, al consiglio, quindi c'è stato questo, ma non per nascondere qualcosa, figuriamoci. Questi qui fanno conferenza stampa, il sindaco Parisi sta permettendo l'ampliamento di questa cosa. Parisi, oh, scusate, sono andato a prendere una foto aerea dello stabilimento del 2000, poi sono andato a prendere una foto aerea dello stabilimento del 2013, sono stati 13 anni di centrodestra, ha detto guardate da com'era e com'è diventato, e questo coro mi sta dicendo che io voglio fare l'ampliamento. In realtà quello che abbiamo fatto è che abbiamo fatto una commissione consiliare con il comitato che si è opposto. Grazie a Dio ci sono delle opposizioni con cui si può ragionare o si riesce a ragionare sui singoli temi, e quindi siamo riusciti a dire un no a questo ampliamento. E immaginate che abbiamo detto no in un consiglio comunale fatto durante l'emergenza neve, quando a Ginosa ha nevicato, che sembrava Cortina da un pezzo, ma è una scene assurde, scene da film, un metro di neve, un metro e mezzo di neve in alcune zone. Noi siamo riusciti comunque a fare il consiglio comunale e a dire no a questo ampliamento. Adesso ci sarà una seconda fase, però questo per farvi capire come loro queste problematiche non le possono risolvere, non le vogliono risolvere, le portano avanti in maniera, il caso Ilva, Cerano, tutto questo loro non interessa, perché sarebbe perdere per l'Ilva il controllo di 15.000 voti. Quando si dice una delle manovre che realmente io adesso tenterò sempre di parlarne, perché è la vera risoluzione ai problemi, il reddito di cittadinanza, quello è realmente una manovra economica che permette di rendere libere le persone. Spezza la catena del clientelismo. Lavoratori dell'Ilva sono pure ragione. Sì, molti sono ginosini. Molti sono ginosini. Sono persone che pur di lavorare accettano delle condizioni massacranti. Delle condizioni di lavoro massacranti. Cioè, io ho sentito parlare persone che mi dicevano sì, sindaco, bello, bravissimo, capito? E gente che dice, vabbè, ma io sono pure che mi ammalo, però io devo portare il cibo a casa. Facciamo un'analisi, cioè entriamo nel merito. Perché se noi ci hanno portato anche questa cosa, perché non c'è alternativa. Sì. Appunto. Sì. Avere un reddito sarebbe già un'alternativa, certo. Ma non solo. Nel progetto generale è interessante anche quello che c'è dopo il reddito, che non si ferma solo al reddito,
ma la costruzione reale di posti che aiutino le persone a cambiare anche totalmente il proprio obiettivo lavoro, migliorarsi e vedere quello che c'è sul mercato e andare a lavorare. Cioè è normale che se c'è solo il famoso RED non serve a niente, un assegno assistenziale, poi dico che assunzia ma lo dai, è la cosa, la vera differenza, Gianluca lo sa meglio di me, è che non è sull'individuo, infatti, è sul nucleo familiare. Quindi ma il caso senso, della... sembra un assegno da no, ma la cosa... una volta te. La cosa più assurda del RED è che sostanzialmente ha inglobato tutte quelle che poi erano forme di anche assistenzialismo precedenti, istituite dalle precedenti amministrazioni regionali. Una di queste erano i cantieri di cittadinanza istituiti da Vendola, che se ne dica, comunque hanno funzionato. Quindi, perché io mi sono trovato a parlare con una delegazione di un comitato di Brindisi di 30 persone, 30 persone che prendevano, ovviamente persone disagiate, che vivono in situazioni economiche veramente disagiate, che appunto avevano preso i cantieri di cittadinanza e da un certo punto di vista sentivano anche una riconquista della propria dignità, perché riuscivano anche a lavorare. Loro la mattina si alzavano e andavano al lavoro, dicevano io qualcosa lo faccio. Queste persone hanno perso, perché è finito il periodo di acquisizione dei cantieri di cittadinanza, ma per assurdo non riescono a rientrare, perché appunto si basa sul nucleo familiare, nel reddito di dignità. Reddito di dignità che comunque prevedeva anche una quota inferiore rispetto ai cantieri di cittadinanza e prevede anche forme di lavoro cosiddetto molto inferiori rispetto a quelle che erano i cantieri di cittadinanza. Quindi davvero si è creata un'assurdità, perché si è andata a togliere qualcosa che comunque funzionava andandole ad inglobare in qualcosa che non funziona e che materialmente poi dà anche meno e permette a molte meno persone di poter accedere a questo sistema. Quindi soldi che buttano con i vari corsi istituiti dalle agenzie di formazione, quello è un altro, cioè 5 euro per gente che fa il cameriere, che impara il corso inglese in 60 ore, che non imparano loro. Quello è un'altra. Quindi questi sono soldi, per esempio, buttati, che potrebbero rientrare a soggetti che hanno bisogno di lavorare e vogliono cambiare il proprio lavoro, perché andiamo verso la meccanizzazione, domani avrò la badante meccanica, la devo liare, fatemelo vedere come si fa, almeno io la voglio. Invece di fare io l'infermiera, c'era una domanda del meccanica. Era un piccolo intervento per continuare questo discorso. Non è che sono soldi buttati, sono soldi rubati ai cittadini, sprecati, rubati ai cittadini e dati al solito sistema clientelare di chi poi deve andare a fare questi corsi. Tanto per puntualizzare, sarebbe meglio che si dica ben gridando questa cosa. E un'altra cosa che volevo puntualizzare anche, quello che diceva il sindaco, è che effettivamente quando parliamo che la gente è tranquilla, che non dice niente quando succedono queste cose, questo di Renzi, del papà, di queste cose qui dell'onorevole, ma non è che la gente non dice niente, la gente generalmente, è la maggioranza di quella, dice che siamo noi, che sono i 5 Stelle che dicono le stupidate, che dicono le bugie, perché se ci guardiamo bene e sappiamo come funziona la cosa, la maggioranza degli italiani pensa che le stupidaggini le diciamo noi, non le dice Renzi o tutto ciò che fanno dire alla televisione, alla RAI in modo particolare, è quello che dicono i giornali. Noi dobbiamo cominciare a gridare sul serio a tutti, in modo da far capire la RAI, i giornali, sono assolutamente da non vedere né comprare. Dobbiamo cercare di far capire queste cose, perché la gente è tranquilla, certamente che è tranquilla, ma non solo è tranquilla, dice appunto cose che non dovrebbe ed è convinta di quello che dice. Siamo pochi, signori, e qui dentro siamo ancora molto molto più pochi assenti. No, lo so, però sono d'accordo con lei, perché
realmente è un momento particolarissimo. E in molti, lo dico, io mi scontro anche con alcuni attivisti, con quello che dice io sono più attivista, io seguo quello, però in realtà c'è proprio un approccio che è sbagliato. Cioè si sta facendo, ci sono alcuni che vorrebbero, che stanno portando alla deriva il Movimento 5 Stelle, no? O tentano di portarlo, no? Però in molti che stanno combattono tutti i giorni, è veramente un baluardo importante, perché finito quello, dopo non esiste più nessuna persona democratica. Cioè noi siamo veramente la diga che sta trattenendo una deriva che non so dove possa arrivare. Allora, il punto è di stimolare il più possibile le persone. Io lo dico, non mi dispiace, e quando mi dicono, sindaco, però adesso a te ti stanno facendo le pulci, sindaco così, e dico, va bene, cioè, è giusto così. Sindaco, ma quello ti ha scritto su Facebook, così, ti ha scritto quello, perché una delle cose dove mi hanno attaccato è che io non ho fatto il taglio dello stipendio, perché per i comuni non è una cosa prevista, ho deciso di utilizzare, sono 2.600 euro netti e da lì faccio tutto, non ho mai chiesto un rimborso, mi sposto continuamente, non ho mai chiesto un rimborso, non ho mai fatto nessuna cosa del genere, perché è una scelta. Allora i forzisti e il PD, bellissimo, che poi la scuola viene da loro, hanno riempito prima della festa patronale il paese di manifesti dicendo il sindaco si è aumentato lo stipendio e lui e i suoi collaboratori. Ragioniamo, quello prima di me era un dipendente dell'agenzia delle entrate che è diventato sindaco. Quando sei dipendente pubblico tu riservi il tuo posto, continui a prendere il tuo stipendio. Lui faceva entrambe le cose perché era bravissimo, prendeva lo stipendio dell'agenzia delle entrate, lo stipendio della sindaco era adeguato a quello, quindi non è che lui prendeva. Allora, dato che lui ha detto il sindaco si è triplicato, mi ha chiamato mia zia, mi ha regalato il sindaco, Vito, ma è quello che si è aumentato lo stipendio. No. No? Quindi per farvi capire com'è, realmente loro tentano di attaccarci su queste cose. Ma poi quando lo spieghi, quando io poi sono andato in piazza dopo, mai visto, cioè nel senso, fai un comizio dopo, e adesso li tornerò a fare sempre di più, perché è una cosa importante. Quando vai in piazza e spieghi alle persone, la gente lo sa, la gente ragiona, non è che non lo sa. Le persone sanno quali sono gli attacchi stupidi, cioè proprio cose che non servono a nulla. Allora hanno provato in tutti i modi e ci proveranno ancora, cioè, non è un problema quello. Però d'altro canto io non farò nulla oltre quello previsto per dire devo fare questo per forza per rimanere lì, no, mi preoccupo cosa dice la gente, cosa... In molti l'hanno, cioè molta gente sta iniziando realmente a ragionare e dialoga, capisce, inizia a formarsi quella coscienza civile. Allora se si forma quella, il gioco è fatto, chiunque andrà dovrà rimanere con quell'impostazione, dovrà rimanere con le persone che ti fanno le pulci, che vanno a verificare. La domanda è: e se tutto questo fosse stato fatto prima, che cosa sarebbe stata Girosa? Quando venivano arrestate persone, quando le inchieste, le indagini, questo era quello che accade, questo è quello che accade nella pubblica amministrazione. Sono dei potentati, gestiti come dei potentati. Allora, quando c'è un'attenzione mediatica forte, questa attenzione, il potentato diventa meno potente, ed essendo meno potente non ha più margini di manovra. Poi adesso è fantastico, perché con il cellulare, con il messaggio, la gente registra tutto, la gente è attenta,
su ogni singola cosa, prima di confrontarsi con te, sa già tutto. Allora questo è già in corso, cioè già questa cosa qui, e che tentano di mantenerla sotto il tappeto, con calma, quello, cioè cerchiamo di non cadere, no? Cerchiamo di trovare un accordo anche con quello meno impensabile, capito? Quello di Fratelli d'Italia che sta insieme a quello di Excel, capito? Per evitare di far cadere la cosa, perché se cade che cosa succede? Che vince il Movimento 5 Stelle. È quello. Allora, dato che si andrà al voto nei prossimi comuni, questa è una cosa che dico soprattutto, cerco di dirlo agli attivisti, ai meetup, perché anche lì uno dei risultati più belli che ha avuto Ginosa è stato quello di avere, noi siamo, è bellissima questa cosa perché è molto forte il meetup, e il meetup non ha mai fatto, questa la dico, le cazzate che succedono in altri comuni dove si forma l'altro meetup, quell'altro meetup, quell'altro meetup, la guerra, quello, 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 che non portano a nulla. Cioè quando mi dicono, lì non si è riuscito a fare la lista, meno male che non si è fatta la lista. Perché immaginate andare a governare con dove non c'è questa cosa e si spacca il consiglio perché quello dice di eseguire Beppe Grillo dal 93, quell'altro dice che lo segue dal 98, quell'altro dice che lo seguiva da quando faceva gli spettacoli della Rai. Col pannolino. No? Allora, questo è quello che si crea. Allora, se il meetup, la rete che utilizza uno strumento del meetup, le persone, hanno la maturità di capire, di far parte di una rivoluzione culturale che passa da me, arriva Gianluca, arriva a Di Maio, è collegata a Virginia Raggi, è collegata a Rosa D'Amato in a Bruxelles, o capisci, è la maturità, che tu stai facendo questo, che tu devi dar conto a tutti, ai cittadini, agli attivisti, ai portavoce, ai tuoi colleghi, a tutti, qualsiasi cosa. O ti metti in quest'ottica, oppure non far parte. Non far parte di quello, non creare quello. Cioè, un'altra domanda, vai. No, no, è proprio... È importante l'approccio. Io quando mi stanno chiedendo di andare, Vito, vieni a parlarci della tua esperienza, di quello, io non vado a raccontare lì, dire, allora, voi dovete fare A, B, C, D e avete vinto. E vado a raccontare l'approccio che abbiamo avuto a Ginosa, siamo stati fortunati, siamo stati bravi, ci sarà stata una coincidenza astrale che non sapevamo. Tutti però, figli delle stelle. Però ti dico che è molto importante per chi vuole far parte, per chi vuole creare e partecipare a questa cosa, avere un determinato tipo di approccio. Molto spesso non c'è. Dimmi. Allora, volevo parlare proprio di questo, che è il punto dolente del movimento. A Ginosa sicuramente c'è il sindaco 5 Stelle, mentre nei comuni dove non ci sono ancora il sindaco 5 Stelle ci sono ancora poche stelle che non siamo riusciti a farlo diventare 5. E ci stanno i problemi effettivamente di unità, perché in qualche comune ce n'è qualcuno in più, qualcuno di troppo, eccetera, eccetera. Ma la gente non è che sia così brava, semplice e intelligente, di capire queste cose, di portare avanti. Il problema è che purtroppo nei 5 Stelle, così come in tutto il mondo, c'è gente che parla e che pensa anche diversamente, e lo pensa in buona fede sicuramente, e però dobbiamo anche cercare di fare in modo di non perdere o di non arrivare agli scontri, diciamo, tra chi si nota, perché in questo modo si perde tantissimo in ogni caso, anche una persona o anche uno, è uno che si perde, perché si perde uno che magari può recuperarne altri due o dieci, se ne perde uno che ne fa perdere altri due o tre, perché va a dire in giro che le cose non vanno bene. E allora io da tanto tempo che dico un po' a tutti, che posso, provo, cerco, parlo, e bisogna stare attenti a non perdere nessuno e ad acquisire sempre di più di 5 stelle o di gente che possa comunque aderire al movimento. E anche a livello
dovreste fare, secondo me, anche qualcosina in più per evitare questi disgregamenti o queste... Non voglio certamente dire che comunque bisogna star lì a dire tu hai ragione e tu hai torto, perché non è così certamente che si fa, ma comunque, secondo me, è una mia veramente opinione, bisognerebbe cercare di fare in modo di far incontrare questa gente, sentire il parere del uno o dell'altro, magari amichevolmente, nel modo possibile. Se poi qualcuno proprio non ragiona, pazienza, però si cerca almeno comunque di non dividere o di non creare questi problemi nei limiti del possibile, senza dire tu hai ragione, ripeto, d'accordo, perché questo non è il modo certamente di operare. Senti, io ti dico che sono d'accordo con te e sono profondamente convinto che uno delle cose positive che Ginosa ha fatto, cioè come meetup, è stato quello di, nonostante le diversità, perché c'è di tutto, cioè il ragazzo che era stato dai centri sociali, quello che era vicino alla destra, quello così, che sono persone che totalmente diverse tra loro, molti, la cosa più bella adesso, cioè quella è la cosa assurda, è che c'è quello che prima era proprio intransigente, o sì o no, che dialoga di più rispetto a quello che prima era più verso il dialogo, perché il gruppo, uno dice il gruppo, se c'è l'autodeterminazione, cioè nel senso, il vantaggio di Ginosa è che chi ha creato, chi ha, si è unito, non voglio nemmeno utilizzare il termine creato, chi ha detto nel 2012 sapete che c'è questa possibilità, io seguo Peppe Grillo così e ti unisci, nel 2013 un po' più di persone, 2014 un po' più di persone, è stato quello che non ha mai voluto insegnare qualcosa a qualcuno, io sono più attivista, io sono così. Infatti con questi presupposti, ma quello che ha cercato sempre il più possibile di dialogare. Ti dico che noi, per colpa di alcuni, abbiamo fatto a dicembre la votazione, ci fu una votazione nel meetup e non c'era un regolamento, cioè avevamo provato a creare un regolamento, perché io ho visto un po' quello che avevano fatto a Parma, perché ho studiato lì, e lì c'era un regolamento, c'era un'associazione, c'era un modo di condividere alcune regole, però non avevamo, perché qualcuno diceva no, nel Movimento 5 Stelle non si devono esistere regole, se ne sono come i partiti di qua di là, va bene, non c'è problema, abbiamo fatto questa votazione e subito dopo c'è stata una fase molto delicata, perché alcune persone volevano me, altre persone volevano un'altra persona, giustamente, e poi quest'altra persona, senza logiche di schieramenti, di compensazioni varie, è diventato l'assessore ai lavori pubblici, no? Quindi se questa cosa fosse accaduta in un partito e in un meetup deviato, quello doveva essere bruciato a caso, oppure te lo ritrovavi che ti scriveva contro sui giornali o quant'altro, no? Allora, ci sarà questa maturità, però o c'è l'autodeterminazione del gruppo, io cerco sempre di dire, dico, quando facciamo i meetup, ne abbiamo fatto uno sabato scorso, fateci le pulci, cioè entrate una critica basata sul merito, sui contenuti, stai portando avanti questa cosa del regolamento, del qualsiasi, non riesce a fare questa azione prevista dal programma, perché? Perché c'è il responsabile che ti dà fastidio, c'è il funzionario che ti ha messo conto, c'è una valutazione di merito, no? Perché quello che accade adesso è che molti attivisti si trovano soli, ti dicono io non so come difendere, io non so come fare, perché ci stanno attaccando tutti, c'è quello, lì abbiamo sbagliato. Allora, regolarsi tra persone, cioè l'autodeterminazione di un gruppo che inizia a dire guarda, ragioniamo così, facciamo, non voglio utilizzare quel termine, i gruppi di lavoro, no? Su questo singolo tema, sì, di supporto al consigliere, all'assessore, è una cosa non facile. Io la vedo difficile e tutte le volte che è accaduto sono successi dei gran casini, quando il portavoce interviene, sono d'accordo con te, il portavoce può intervenire per dialogare, ascoltare tutte le parti, ma quando poi questa
si fa coinvolgere da queste logiche, no? È sbagliato. Cioè, può sembrare forte, può sembrare assurda questa cosa, però meglio non presentare la lista. Meglio non presentare la lista, perché questo dopo fa più danni rispetto a quello che tu vuoi. Certo. Il fallimento del movimento pure della città sostanzialmente. Sì, ma il fallimento, guarda, non è del movimento, perché guarda, il fatto che non ci sia un intervento dall'altro a voler rivalizzare quello, è proprio il fatto di dire, guardate che voi dovete avere la coscienza di dire. È un problema vostro, capito? Il Movimento 5 Stelle è un treno, è partito. Tu decidi se di far parte o non far parte. Semplicemente. Tranquillo. C'era una domanda. Ritorniamo all'esperienza di amministrazione. Se vuoi approfondirci, il rapporto tra politica e amministrazione, se è stato un po' troppo veloce, se ci vogliono destrovare le storie, perché io credo che ci siano le problematiche maggiori, sì. Sei conto di me. Perché ci si trova ad avere a che fare con dirigenti che sono la memoria storica e sono i tecnici. Quindi la scelta politica molto spesso ti viene determinata dal parere del tecnico, che a volte poi di tecnico può avere molto poco, perché sappiamo bene che le giunte cadono molto spesso non sulla scelta dell'assessore, sulla circolazione dei tecnici, dei dirigenti nei singoli settori, perché fedeli a Tizio, e poi il discorso del come fai a orientare la tua scelta, che deve essere di indirizzo politico, perché il discorso amministrativo lo devono portare avanti, come ben hai detto, gli amministrativi, perché poi da Tangentopoli poi con la distinzione dell'indirizzo politico riguarda anche le manette, no? Poi, perché però molto spesso ci cadono i politici perché ci mettono anche loro dentro. Come riesci poi persino a individuare delle missioni di bilancio nei PEG? Alle volte le perdi persino perché sono gli stessi nei bilanci più complessi come quello nostro Brindisi, non le perdi. Non riesci nemmeno a trovare quelle missioni, perché il dirigente te lo so dire io dove la troviamo. Quindi diventa una politica debole e un'amministrazione forte, dove con una politica come la nostra città, che è stata debole da quel punto di vista, non abbiamo avuto le grandi cime, anche se non c'è stato anche il ritorno di Forza Italia, che sono così come Mitti, però i grandi politici non ci sono stati, che poi persone che sono accontentate di gestire l'orticello. In realtà l'amministrazione l'hanno portata avanti una classe dirigenziale burocratica ma politica, non tecnici, magari fossero i tecnologi, sono più politici loro dei politici che si sono deboli politici che si sono avvicendati. Da quello che ho capito poi questo problema forse, ma non lo ce l'abbiamo anche noi. Ecco, come anche si pure può poi interfacciarsi? Poi sono, vediamo a Roma, poi sono dei trabocchetti. Un dirigente che conosce la macchina molto meglio di questo, entri, poi ti fa il problema ti tira dentro a doppia il problema vero è che questa cosa qui è la cosa più massacrante, cioè quello che non ti fa dormire la notte è quello, perché se c'è un rapporto di fiducia, lo ribadisco, ci sono alcune aree, alcuni settori in cui c'è il rapporto di fiducia, meno male, altrimenti credimi dovresti drogarti continuamente per stare sveglio 24 su 24 e leggerti ogni singolo atto documento. Cioè, ci sono dei documenti che tu devi firmare fidandoti, no? Fidandoti. Allora, il rapporto è, io non ho mai chiesto, sono arrivato, le aree, la scelta dei responsabili, i dirigenti sono quelli concorso e quelli responsabili sono su base fiduciaria del sindaco, io gli do un incarico fiduciario. Io ho preso la macchina dell'eredità dal passato così com'era, sarebbe stato facilissimo, alcuni lo temevano, dire adesso arriva, dopo una settimana mi cambia, mette quello, ho detto no, io prendo la macchina perché dato che non voglio fare come fanno i partiti, voglio fare una valutazione di merito. Stabiliamo degli obiettivi, stabiliamo un percorso e io alla fine di questo percorso decido delle scelte, ma non sulla persona, ma su quello che fa la persona, sul merito. Hai raggiunto l'obiettivo, hai fatto quello. Allora questa cosa è molto difficile,
perché quel sistema lì, che la differenza vera è che i partiti hanno una struttura amministrativa di riferimento, quindi hanno il loro dirigente, quello che è cresciuto, no? Ma è una cosa che potrebbe essere anche positiva, cioè non è una cosa per forza di cose negative, però hanno una loro rete, noi questa rete non ce l'abbiamo. Quindi tu devi cercare di approfondire il più possibile, entrare nel merito il più possibile delle singole questioni, devi studiare, cioè devi studiare veramente tanto e fare in modo che andare lì a fare, dare l'indirizzo, questa cosa deve essere fatta in questa maniera. Ci sono delle cose che io non ho controllato e che non mi sono piaciute, perché comunque non è facile, non è che dici, beh, un interruttore, spegni Forza Italia, accendi il Movimento 5 Stelle e cambiate la macchina, no? Non è così, purtroppo non è così. Allora devi cercare di entrare nel merito il più possibile delle singole questioni, studiare tanto, farsi aiutare. E ecco perché ti dicevo che quel tipo di metodo lì di incaricare ogni singolo consigliere è un metodo importante, perché ti dà la possibilità di, cioè io ho dei rompipalle enormi, cioè, perché la scena che succede è che questo qui mi dice, Vito, guarda che questa cosa, secondo me qua c'è qualcosa di strano. E il girato fa, no, non lo so, vediamo di qua di là. Allora questo va sparato, no? Ma qui è, allora vieni il responsabile, mi dice, ma come ti permetti, il tuo consigliere, a te dove non preoccupare, adesso vediamo, capito? Allora, cerchi di fare questo lavoro, però avere un controllo onesto, sincero, cioè di persone che ti dicono, guarda che io non ti chiederò mai nulla per un mio tornaconto personale, tu devi fare il tuo dovere, devi affrontare quello. Allora il tema delle garette, affidamenti, quello, ci sono delle cose che sono accadute, che alcuni settori hanno fatto e che a me non sono piaciute. Poi molto spesso quando vai a fare la valutazione dei PEG vedi che il fatto che non abbiano raggiunto determinati risultati è anche un riscontro, no? Una votazione, un voto, no? Su quel mancato, quindi capisci che quell'area non sta funzionando, perché molto spesso ci sono quel tipo di approccio lì con il responsabile molto forte, distrugge i rapporti all'interno, perché deve dire sì alla politica. Allora se c'è il funzionario che è una persona per bene, gli dà fastidio, allora quel funzionario da essere una persona esperta per bene che conosce la materia dei lavori pubblici te lo ritrovi all'ufficio elettorale. Questo è quello che succede. Allora il punto è che le amministrazioni, la sofferenza, a me l'hanno detto, pensavano, no, che fosse un po' all'americana. Trump prima di insediarsi ha scelto tutti, no? E dopo si è insediato, tu devi fare lo stesso, tu hai tenuto tutti. Ma io, oltre le varie difficoltà che ci sono, perché ti ripeto, non è un interruttore, cambi tu davanti, non sei più quello, prendo l'altro, perché poi molto spesso l'altro non è un'alternativa, no? Tu devi fare delle valutazioni il più possibile approfondite e di merito, le abbiamo fatte, adesso faremo questa riorganizzazione dell'ente, ma non anche futura, cioè capire che cosa deve essere l'ufficio tributi, che cosa deve essere l'ufficio tecnico, che cosa deve essere il comando di polizia municipale, come posso raggiungere questo obiettivo e quali sono le persone che mi servono. Quindi tu ti metterai in quell'ottica lì e le valutazioni le fai sempre così. Quella è la cosa, credimi, più difficile, perché il primo attrito, cioè l'attrito più pesante, più sofferente che abbiamo avuto è proprio quello, perché sono stati alcuni settori che mi hanno detto che sì, ma Maurizio sì. In Europa per i finanziamenti, allora quello noi non la abbiamo deciso per il momento di non farlo come cosa, però abbiamo il vice sindaco che è esperto di finanza agevolata e ad esempio abbiamo preparato alcuni bandi Interreg, l'abbiamo preparati insieme alla Grecia, a dei comuni della Grecia, quindi abbiamo fatto questa cosa, era bellissimo perché in tutto il comune non c'era uno che parlava l'inglese e il vice sindaco, dato che ha fatto un percorso bellissimo, lui ha fatto anche la campagna elettorale, era candidato consigliere e poi io l'ho scelto come vice sindaco allo sviluppo economico e al personale, lui è proprio un tipo tosto, no?
e praticamente lui gestisce anche la finanza agevolata, no? I finanziamenti pubblici e quello. Però per dirti, anche lì, per poter accedere a un finanziamento diretto non è facilissimo, devi ragionare una certa maniera. Allora, il solo saper parlare in inglese, avere uno scambio di mail in inglese, il mio inglese è pessimo, cioè ho la certificazione quella dell'università, però non ho dimestichezza. Però lui ad esempio è uno che in tutto il comune era quello che è riuscito a portare avanti questi bandi Interreg, che se ce li dovessero approvare praticamente riusciremo a formare 10 guide turistiche per il turismo esperienziale, quindi il turismo che è quello che riguarda un po' i nostri territori. Però per farti capire che non è facile, no? Perché molti dicono finanziamento europeo, finanziamento europeo, poi scopri che i finanziamenti europei non ti pagano le infrastrutture, ma sono soltanto investimenti su metodologici. Cioè, hai il problema del rischio idrogeologico? Devi avere la parte scientifica, il Politecnico, un centro di ricerca che affronta quel problema e tu lo affronti insieme ad altri comuni del territorio e diventa un metodo che l'Europa acquisisce per poter affrontare il rischio idrogeologico, no? Questo è più o meno. Il discorso è che non è facile anche quello, perché poi magari tu vuoi fare le scadenze dei bandi, è un altro problema, perché tu hai bando, scadenze, efficientamento energetico, il bando sull'amianto, il bando su quello, poi è lì, sindaco, sono operato di lavoro, non ce li hai. Io ieri sono stato all'Ordine degli Architetti di Taranto per discutere di questo, perché realmente ti manca un parco progetti, non ce l'hai, perché per poterlo candidare un finanziamento deve essere esecutivo. Quindi per essere esecutivo ci deve essere anche, non è soltanto proprio il progetto, le planimetrie, le relazioni tecniche, ma anche la parte di gestione economica che adesso ci viene richiesta. Progettazione. Allora quella cosa lì ti manca. È impossibile istituirla. Allora noi stiamo facendo questo, noi una delle cose buone che furono fatte in precedenza è l'accordo quadro con il Politecnico di Bari, quindi per affrontare il tema del centro storico. Poi ho scoperto che questa cosa qui ha fatto incazzare i liberi professionisti, perché dicono questi qua ci rubano il lavoro, però in realtà se tu l'affronti nel merito la questione, proprio per la parte di ricerca, diventa... Noi abbiamo fatto tantissime con la scuola, abbiamo fatto le alternanze scuola-lavoro, con l'università cercheremo di portare i ragazzi, che in cambio dell'esperienza tu hai persone che in due giorni, cioè persone, anche ragazzi più brevi di me, più piccoli di me, sono molto più bravi, molto più veloci a prepararti, a scrivere un progetto, i programmi sono... Allora l'idea è quella di rapportarsi con gli enti di ricerca per poter arrivare a avere degli strumenti per poi candidare, perché ti mancano i progetti. Quello che dicevo prima dell'ufficio difesa del suolo, ritorno lì perché è il tema che più mi fa incazzare, è che tu non hai chi ti fa il progetto preliminare. Sindaco, sono operato, ho le scadenze. Sindaco, io non ce la faccio. Sindaco, io ho poco personale. Sindaco, c'ho... E questo è quello che succede tutti i giorni. Allora, questa cosa la puoi fare organizzando bene la macchina, prendendo dei funzionari che sappiano istruire, delle categorie che siano istruttori di queste pratiche, e in più lavorando con le università, i ragazzi, le scuole, per poter avere... Rosa, non ti sei sentito? Sì. Sono stato anche a Bruxelles. Hai fatto un corso lì a Taranto, no? Sì. No, ma è una cosa, c'è questo tipo di approccio, però il problema è che molto spesso devi avere una struttura dedicata. Noi ad oggi non abbiamo una struttura possibile. Il problema è formare una persona che sia veramente competente, ci vogliono, secondo me, un paio d'anni. Sì. Non è facile, se la progettazione c'è una certa complessità, però magari da averci. È assurda che la Bologna supera l'attualità. Sì, ma uno dei problemi più grossi è proprio inerente alla formazione, ma perché sono anche gli stessi dirigenti, la classe dirigente in generale italiana, che non vanno, non c'è proprio l'idea di andarsi a formare per andare a recepire
poi appunto i bagli europei che ci sono. Sai cosa? In realtà a Bruxelles ci sono delle persone che analizzano dei progetti che sono esterni, e quindi invitare queste persone potrebbe essere interessante a livello proprio comunale, perché ti danno l'idea è quella, una certa sensibilità, no? L'idea, determinati progetti. L'idea è quella di creare dei laboratori, dei laboratori di co-working, dovremmo fare degli ambienti co-working dove in qualche maniera in cambio di questo approccio, diciamo, di idee, in cambio di idee, di progetti, gli dai gli strumenti per poter lavorare. È una cosa che è stata già fatta, cioè molte di queste cose che in realtà non dobbiamo inventarci nulla, cioè ci basterebbe realmente copiare e attuare a livello locale alla scala di Brindisi, di Ginosa, cioè quello che c'è, però molte di queste buone pratiche esistono, solo che, credetemi, non vengono fatte, perché poi non ci sarebbe più bisogno della politica. Non c'è da molto. Nella politica non ci sarebbe più bisogno dei partiti, anzi, perché alcuni pensano di offendere quando mi dicono vabbè, ma sei un politico, oppure dicono io non sono un politico. No, siamo politici, facciamo politica, o fai con metodi diversi da quelli dei partiti. Quelli sì, cioè loro hanno, cioè lo vedete adesso quello che sta accadendo, i tesseramenti vari, le votazioni, quello, cioè, ma sono tutti così. Ma negli ultimi due mesi hanno parlato di un solo tema, la situazione. Cioè tu immagini che c'è un governo solo di problemi interni. C'è un governo che, boh, non lo sai, cioè chi sta portando avanti questo governo? Ci sono delle cose proprio da... Sì, l'ectoplasma è il termine adatto. Ectoplasma è... Vabbè, diciamo l'emblema, purtroppo ce l'abbiamo in Puglia col presidente Emiliano. Adesso è impegnato. Il problema è che questo adesso viene da molto dietro, però, cioè è diventato... Appunto, cioè è adesso che ci portiamo avanti da quasi un anno. Tutte fatte nell'ufficio. Però vi dico che io sono... Tutte fatte nell'ufficio. Se daranno la possibilità alla gente di esprimersi, è devastante, non controllano più niente. Cioè quello che è accaduto a Brindisi, che è entrato Stefano ed Elena, è l'inizio di un percorso. È l'inizio di un percorso. Perché molti dicono, vabbè, non ce l'abbiamo fatta, è quello. Cioè prima Stefano diceva che sono in difficoltà, è normale. Però loro hanno iniziato un percorso devastante, cioè non li fermi più. Cioè loro sono quelli che temono di più in consiglio. Sì, il concetto di solitudine che diceva è proprio quello. Cioè loro sono quelli che temono di più, quando si rapporta, perché dice, cioè questi qua mi possono chiedere tutto. Controllo. Sono, non li riusciamo a controllare. A me la cosa bella è che si incazzano gli altri sindaci perché gli attivisti dei loro gli rompono le palle. Poi dice, vabbè, ma tu non sei tanto 5 stelle, mi dico. Ecco, la differenza è che sono diventato sindaco, capito? Quindi... Allora gli dico, guarda che, vabbè, quelli di Forza Italia, però loro non, come posso dire, non riescono a misurarsi, non riescono a toccarti, ad agganciarti, non riescono a fare quello. È la cosa che più soffrono, non riescono a trovarti la macchia, la cosa, cioè il punto debole. Allora il punto è quello, la forza che deve avere il Movimento 5 Stelle è quella, perché se questa cosa non ci sarebbe motivo di tenere questo governo, non ci sarebbe motivo di tenere tutta questa situazione in piedi, perché sanno che se si dovesse andare a votare è la fine, quindi, e siamo tutti stracollegati tra di noi. Il baratto amministrativo che avete adottato, in che modo? Allora, non l'abbiamo adottato, l'abbiamo messo in previsione di bilancio. Con un regolamento? Questo sarà poi regolamentato con un regolamento che gli uffici per voi invece è l'inverso, cioè, approvato, regolamentato, ma non ancora in atto. Questo da noi, cioè, è un problema comunque, sì, cioè, generale e a tutti i livelli istituzionali, cioè, e che sta poi
all'amministrazione, in questo caso, però ci sono alcuni comuni che hanno fatto controllare che venga applicato. Ci sono alcuni comuni che hanno fatto, bisogna seguire alcuni comuni che hanno fatto un bel percorso, cioè hanno previsto questa cosa qui nella parte contabile e negli obiettivi, e ti devi mettere, perché queste cose qui, credimi, la difficoltà è che tutto questo tipo di manovre, il bilancio partecipato, il baratto amministrativo, sono delle cose che puoi fare una volta che hai messo a posto le cose. Se tu fai queste azioni perché devi uscire con il comunicato stampa, con il video e quella cosa, non... No, noi non siamo in comune, noi l'abbiamo proposto come misacco e il nostro sindaco l'ha approvata. E... però magari non l'ha previsto in bilancio, quindi la ragioneria non ci ha pensato proprio a approvarla, perché diceva che la manovra poteva costare fino a 1 milione di euro. Poi, però noi abbiamo chiesto di farla su 100.000 euro e ce l'ha accettato. Costa 1 milione di euro, ma 100.000 euro ce l'ha accettato e ce l'ha accettato. Io che la cosa, il problema in alcuni casi è che se tu lo prevedi, cioè non gli dai le coperture, quel mancato gettito, dove, che ripercussione ha? Ma scusa, con le tariffe che non vengono pagate, comunque non entrano nel bilancio. Allora tanto vale prendere queste persone e farle lavorare, perché tanto non la pagano la tariffa. E da questo è il nostro discorso con il sindaco. Comunque c'è un ritorno, la tariffa strappa, perché non ha niente. Hai un ritorno comunque, manutenzione dei giardini, per esempio. Sì, esatto. Hai un ritorno con l'accompagnamento dei ragazzi a cosa del vigile, per esempio. Ti dico che la difficoltà in alcuni casi è proprio la corrispondenza delle voci di bilancio, quella corrispondenza lì che, se non ben affrontata, ti porta ad avere dei casini. Ad esempio, in questo bilancio che stiamo concludendo in questi giorni, faremo una sperimentazione per quanto riguarda la tariffa, perché è devastante. Cioè, io mi sono svegliato delle mattine alle 5 e mezza con gli operatori della ditta che raccolgo i rifiuti, perché nessuno fa, noi paghiamo 800.000 euro all'anno di indifferenziato, siamo al 55%, siamo al 55% di raccolta differenziata, molti non la fanno, le attività commerciali non la fanno perché non vedono un ritorno. Quindi abbiamo detto, compreremo, faremo un sistema serio per quel discorso delle mangia rifiuti, le posizioneremo a Ginosa e a Ginosa Marina, e in più avvieremo in maniera sperimentale, questo per dirvi la cosa bella, con l'aiuto di Antonio Trevisi, la tariffazione premiale, quella che doveva essere la nostra. Però vi dico che molti ti parlano, noi abbiamo fatto tutte le, abbiamo aderito a strategia rifiuti zero e quello, e molti dicono tariffazione puntuale. Sì. La tariffazione puntuale in realtà nelle nostre comunità significa persone che vanno e ti gettano l'immondizia in mezzo alla strada. E quello che sta succedendo? Allora, la tariffazione premiale ha un vantaggio, che ha l'impostazione della Tari, cioè quanto costa lo spazzamento? Questo ripartito per le superfici, più grande è casa tua più paghi. Quanto costa l'indifferenziato? 800.000 euro? Tutti lo devono pagare, tanto. Se il cittadino mi dimostra con il beige, con le buste, con il codice a barre o con il mastelli, con quello, mi dimostra di differenziare, cioè mi ha portato un quantitativo 40 buste, 50 buste di plastica, quello diventa lo sconto all'indifferenziato. Cioè il problema non me lo pongo più io, ma se tu non lo vuoi fare sei libero, però paghi il massimo. Cioè per pagare di meno mi devi dimostrare. Ma sull'indifferenziato, perché sull'indifferenziato io ipoteticamente, anche da cittadino che non porta l'isola ecologica per esempio, però seguo gli orari, perché io purtroppo non ho l'auto, non sono autonomita, quindi cosa succede? Per me portare la plastica una volta, anche perché io la porto diciamo anche 3 settimane per riempirla, per portarla ho bisogno diciamo di un mezzo, porto la busta fino all'isola ecologica che si trova dall'altra parte della città. A me non è 25.000 abitanti, sono pochi di più. Quindi cosa succede? Mi devi dare la possibilità, tu mi dici che io quel giorno te la devo depositare, quella sempre mia, ok, tu mi devi far pagare la tassa sull'indifferenziato che io produco, me la devi pesare.
ok? Perché io può essere che riciclando tanto di indifferenziato ho il minimo. Sì. Okay. Allora tu lo devi fare. No. Allora l'azienda dovrebbe premunirsi di possibilità di pesarmi a mio nome la mia indifferenza. E adesso quello che abbiamo fatto in questo bilancio è che abbiamo previsto queste due mangia rifiuti, però in realtà è riduttivo mangia rifiuti, sono dei veri e propri quartieri ecologici, proprio uno square, no? Mm-hmm. E siamo stati a Ecomondo, alla fiera a Rimini, e lì ci sono tantissime di possibilità. Quindi più la gente va lì a mettermi il flacone, la bottiglia, il tappo, il vetro, quello, più mi dimostra di differenziare con il codice, più oggi vado a far pagare di meno, e diventa una scontistica quella per la rete dei commercianti, no? Sì. Allora, mettere a sistema questa cosa qui, noi lo faremo, che quest'anno partiremo con alcuni quartieri per la sperimentazione. Il vantaggio economico dall'eventuale, me lo auguro, riduzione di indifferenziato, oppure, che ti devo dire, anche il l'umido, anche quello è una cosa che ha un costo, ci stiamo parlando di 1.100.000 euro. Cioè, tu immagina che cosa significa tagliare 800.000 euro di tali. Cioè, immagina cosa significa sulla bolletta dei cittadini. Allora, questa cosa qui la vogliamo sperimentare. Ma per i comuni, scusami Vito, c'è un accordo con l'agenzia che con l'azienda che preleva i rifiuti per evitare di mettere lì compattatori, per esempio? C'è questa possibilità? Perché noi ci avevamo pensato agli ecocompattatori, abbiamo visto che per le amministrazioni non ha un costo. L'ecocompattatore pratica e l'amministrazione non ha un costo per l'amministrazione. Almeno questo era sì, diciamo che dovresti avere degli ottimi rapporti con la ditta che ti raccoglie i rifiuti. E questo è il problema. Perché in questo caso, con l'ecocompattatore, per noi, cioè appunto, la gente vede lo sconto sugli alimenti. In quel caso io posso incrementare, diciamo, il negozietto locale con degli sconti, e quindi anche adesso la gente comincia a fare questa cosa. La plastica la va a mettere nell'ecocompattatore, per esempio. Quando noi andiamo all'isola ecologica, a prescindere che si sono formate delle file enormi, abbiamo queste schede dove ci mettono chi li tot, che poi alla fine si riduce in una riduzione della tari quasi insignificante. 10%, 5%. 5%. Cioè devo portare quintali di plastica. Ne consumi più di benzina. Per portarli all'isola ecologica. Ma tu immagina a Ginosa i due centri raccolta rifiuti dal 2012 che c'era il contratto ad oggi non sono stati mai aperti. Amedeo, il consigliere Amedeo Clemente, che si occupa, che ha la delega ai rifiuti, la strategia dei rifiuti zero, lui è del 91, si è messo lì a rompere le palle a tutti per riuscire ad aprire questi centri raccolta rifiuti. Stiamo riuscendo ad avere le autorizzazioni per aprirli finalmente, cioè tu immagina, lì si configura anche un danno erariale, perché mai aperto un centro raccolta rifiuti, due centri raccolta rifiuti mai aperti. Il centro raccolta rifiuti che non era aperto al pubblico, ce l'hanno sequestrato e quindi poi siamo riusciti a sbloccarlo questa cosa qui e... Invece il nostro centro di rifiuti sono associati all'agenzia che raccoglie i rifiuti. Allora, quello ti dico, se... Non abbiamo nulla per dire, no. Siamo il top, non abbiamo niente, non abbiamo solo la spazzatura che viene buttata in mezzo alla strada, stop. E che ogni tanto si ricordano di raccogliere. No, scusate, c'è anche un'episodio che ho sentito io ieri, operatori dei servizi che spazzano in bordo strada, e la controlla vanno a svuotarla nel bidone del vetro del quartiere opposto a quello che vanno a raccolta. Perché si immagina che da contratto la nostra azienda come tutte le altre non hanno delle premialità sul raggiungimento degli obiettivi di differenziata.
totalmente slegati, cioè, quindi a loro o nel camion lo dirigono verso la discarica, o lo dirigono verso Corepla, non li cambia nulla. Quindi anche quello, cioè per dirvi, a noi le attività commerciali le fanno pochissimo, raccolta differenziata. Va bene. Va bene. Perché facciamo la differenziata e così ci hanno aumentato la tariffa di moltissimo. 168 come premio. Siamo arrivati quasi al 70%, però paghiamo come per ritornare a quel punto. Per ritornare a quel punto, noi riusciamo a perdere al TAR tutti i decennali perché sbagliano persino i calcoli matematici sulle tariffe. Non dico altro. Ci pugnano al TAR gli appalti e ci sono erro stranamente il. Quindi noi siamo messi molto bene. Sì, sì, però ti dico che quella cosa lì potrebbe essere un'ottima cosa. Cioè, io lo dico sempre, però cioè tu immagini tanto lavoro, no, però credi tra voi dovrà essere anche tecnico, almeno all'inizio dovrà essere anche io tecnico. Sono d'accordo, te l'ho detto prima, bisogna studiare moltissimo, però ricordo il discorso dell'indifferenziato, cioè sai cosa significa quello? Prendere 800.000 euro dei cittadini, perché la Tari è un tributo che va a coprire soltanto il costo della raccolta e dello smaltimento, quella è la Tari. Tu prendi 800.000 euro dalle tasche dei cittadini e li prendi e li vai a bruciare. Questo è quello che fai. Cioè tu immagina, cioè cosa voglio dirti? Cioè tu immagina che se quegli 800.000 euro in un contesto 7 milioni di euro rimanessero sul territorio. Che si riuscisse a individuare l'azienda. Tu dici, tu immagini se quei 7 milioni rimanessero sul territorio, immagini che manovra economica è. Come fa? Devi tentare di sperimentare il più forte possibile. Io adesso ti dico che ho fatto anche. Ma sperimentare, noi abbiamo visto che incide ancora di più sul costo, perché di sperimentazioni abbiamo fatte di tantissimi tipi di 10 anni. Stavo per dire la stessa cosa. Per esempio, chi fa la sperimentazione? Se è fatta con criterio o meno? Cioè, nei palazzi centrali, con 80 famiglie di mastelli che hanno sperimentato prima. Anche quello, ti dico, anche quello secondo me è una cretinata enorme. Cioè, il condominio, per me, i condomini, come accade, come ci sono comuni che hanno lo spazio all'interno del condominio, cioè tu c'hai i tuoi bidoni, sbagli a fare la raccolta differenziata, paga tutto il condominio, ma è che il condominio individua quello che non lo fa. Oppure, come è capitato vicino a casa nostra, con, praticamente ci vengono a portare i sacchi indifferenziati proprio per fare sfregio al sindaco, no? Forse voglio una mano per capire come le vuoi. Visto che non ti dai lo stipendio, paga l'altro. Bravissimo, non hanno capito come differenziare. Va bene, io vorrei ringraziare Vito per. Cioè, io non lo so, io oggi ne esco soprattutto molto più arricchito sulle dinamiche di amministrazione. Quello che sta facendo Vito, e se lo dovessi rapportare a Brindisi, mi sembrerebbe, non lo so, una rivoluzione. Cioè, sembra davvero che stia facendo qualcosa che Brindisi è lontano anni luce, eppure invece lo sta realizzando. Quindi speriamo che magari quanto prima la fantascienza arrivi anche a Brindisi, portata magari da dei 5 Stelle. Io ti ringrazio, credo a nome di tutti, Vito, per il contributo che ci hai dato oggi. Ci hai illuminato. Infatti ci hai illuminato e speriamo di rivederlo presto, magari con altre conquiste del proprio comune, magari. Oppure in campagna elettorale. Speriamo o in campagna elettorale per acquisire i tuoi consigli.